correct, ma'am, you can be serious. We are playing a crooked game. Tell me how you're dreaming. You've got to be kidding. Troubles are middle name. We're protected well by those guardian angels on high. The closest we got here to someone watching over us are those guards to that dirty prison cell. Tutti in piedi! Ho detto tutti in piedi! Maledetti bastardi! Rifiuti umani! In piedi! In piedi! Salve, capitano! Sono felice di vederla. Io un bel po' che sono sveglio. Pensi, mi sono lavato, sbarbato e sono pronto per uscire. Fai bene a prenderla allegramente, Joe. Ma sei pazzo se ti illudi di uscire di qui. Mi credi pazzo, ma non son pazzo. Gente allegra, il cielo aiuta. Un angioletto mi aiuterà con le sue ali. Questo invece è il sonno pesante stamattina. Ma trattandosi di un ospite speciale, ha diritto a un trattamento speciale. Lo sveglierò io. Aprite la porta. Thank you.
Buongiorno. La sveglia, signore. Crede di essere al Grand Hotel. Magari vuol fare colazione a letto. Che c'è? Sei nervoso? Hai dormito col culo scoperto? Sto perdendo la pazienza, amico. Adoro essere svegliato dalla dolcezza della tua voce e vedere subito la tua bella faccia. Come sei spiritoso. Ma sono sicuro che uno di questi giorni, brutto gorilla, perderai la tua calma. E quel giorno io sarò lì. Sto tranquillo, se te ne dimenticassi ti verrò a cercare io. Lo vedremo! Adesso basta! Entro 10 minuti voglio tutti in cortile! Mi voglio divertire stamattina. State in campana, amigos! Presto saremo baciati dalla gloria! Siete pronti a morire per il vostro generale? Siete pronti a morire per la rivoluzione? Guardalo! Tutti i ribelli faranno questa fine. Quel maledetto bastardo lo sta ammazzando lentamente. È già al quarto giorno senza mangiare e senza bere. Ma perché non ti stai zitto un momento? Qui ognuno fa il suo lavoro. Delgado la cucina, Ernesto il martire, tu fai il solito rompipalle. Mi tratti sempre male. Mentre io invece mi preoccupo per te. Senti che bel piano. Ci facciamo mandare in cucina. Ci vendiamo come due mummie. Quelli ignoranti come sono dicono che ci fanno in cucina queste mummie e ci buttano fuori. Bellissimo. Ci hanno già provato. Mi hanno detto che ci fanno le mummie qui. Seppelliamoli in cortile. Comunque, vedo che i tuoi piani di fuga vanno di bene in peggio. Trovano un'altra, eh? E che ci vuole? Siete pronti a morire per il vostro generale? Sì, siete pronti a morire per la rivoluzione? Siamo pronti! Oppure potrei costruire un bel aliante a due posti. Modestamente so tutto sull'aerodinamica. Tu stendi i secondini, saliamo sul tetto della prigione e da lì voliamo verso la libertà. Questo è migliore, no? Ma chi te lo fa fare a pensare a tutti questi piani di fuga? Ti resta sì e no un mese da scontare, sta buono. Sì, ma io mica lo faccio per me, lo faccio per te che devi starci altri 10 anni. Allora, che c'è che non va nel mio piano? Che il muro è più alto del tetto della prigione e il tuo aliante non ha il motore. Hai sete? Sì. Maledetto bastardo. Dove vai? Non lo fare! E invece lo fa! Lo fa! Piano, bevi lentamente, con calma. Oggi è il mio giorno fortunato. Stavo aspettando da tanto tempo. Pagherai molto cara questa bravata. Divertiti finché puoi. Ma verrà anche il tuo turno, Delgado. Sergente Gutierrez, portateli via. Thank you.
Mi dispiace. Il tuo gesto non è servito molto, mi pare. Il sole mi avrebbe ucciso comunque. In ogni caso ti ringrazio del pensiero. Mi dispiace che ora dovrai morire anche tu. Tu non c'entri. Sarebbe accaduto lo stesso. È un fatto personale tra me e quel bastardo. Caricate! Puntate! Fuoco! La rivoluzione è morta! Touché. Amigos, sarà per un'altra volta. Caricate! Un momento! Puntate! Viva la rivoluzione! Fuoco! Me, allora? Divertente, non è vero? Lo rifaremo tutte le mattine. Ogni giorno sarà un giorno buono per morire. Forse non avrai più il sonno pesante, gringo. Avanti, muovetevi! Muovetevi! 10 giorni in gabbia a pane e acqua. Bene. È un onore ospitare i capi della rivoluzione in questo modesto hotel. Purtroppo le nostre camere sono piccole, ma il servizio sarà di prim'ordine. E tu finalmente avrai uno spettatore per le tue esibizioni canore. Vedi di approfittarne finché ne hai la possibilità. Buffone! Sbatteteli dentro! Piano! Signori. Benvenuti all'inferno. Questo è un trattamento speciale. Spero che lo apprezzerai. Un vero soldato come te non è certo abituato a un trattamento del genere. Tu hai l'uniforme del soldato. Ma sei un grande porco. È vero, ma non hai idea fino a che punto. Forse domani sarà il giorno buono per morire. Chi può dirlo? Gutierrez! Cerca di riposare. Se vuoi ti porto un sigaro. Questo terribile gioco potrebbe durare ancora molto tempo. Grazie. Alto! Là! Che cielo meraviglioso è il mio paese. Peccato che invece la terra sia piena di vermi. Che sbagli, mon ami. Non tutti gli uomini qui sono dei miserabili come Delgado. Sì, è vero. Non tutti sono miserabili. Ce ne sono alcuni pazzi come voi. Tu non puoi capire. Sei americano. Hai respirato la libertà fin da quando sei nato. Noi invece
Se vogliamo la libertà, dobbiamo conquistarcela. Hai famiglia? Sì, ce l'avevo una volta. In cuor mio ti invidio, sai? Almeno tu hai avuto qualcosa. Io invece ho speso i migliori anni della mia vita lottando per un'idea. La libertà. Per il mio popolo. Tieni, amico. Un buon sigaro ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Ti prego, mon ami, non fumare. Il fumo fa male. Di un po', che avresti voluto fare da grande? Niente, soltanto una vita normale. Tutto qui? Ora lasciami in pace, voglio dormire. Vedo che sei piuttosto tranquillo per uno che sa di dover morire molto presto. Io non riuscirò a chiudere occhi. Il fumo non fa sempre male, mon ami. Vado a prendere un paio di birre. No, per me no. Ormai manca solo un'ora al cambio. Fa presto che sto per addormentarmi. Non riuscirò a chiudere occhio. Vado lì. Non vorrai lasciar morire la rivoluzione in questa misera cella. Ricorda, libertà, egalità, fraternità. Allora si accomodi, generale. Sì, hai capito chi comanda, eh? Altro che. Del capitano quando scoprirà che siamo fuggiti. Se seguitiamo a perdere tempo, ce lo ritroveremo davanti molto prima del previsto. Forza, andiamo, Napoleon. Sì, adelante. Viva la rivoluzione. Ehi, hai sentito qualcosa? Lo so, non vorrei che fosse. Ma dell'altro è. Evviva la rivoluzione! Sarà finita, ti farò avere la palta di tutte le carceri. Sta arrivando qualcuno. Fermo. Ecco da dove veniva quella musica. Possibile che non riesca a liberarmi di te? È bravo, Bob. Sei proprio un bell'amico. Te la squagli. Tutto solo e mi lasci nelle grinfie di Delgado. Quello era capace di vendicarsi su di me. Salve, amici. Quando uno ha intenzione di scappare di galera, non va in giro a raccontarlo a tutti i rompipalle che conosce.
compagnero. La rivoluzione è sta viva. Ah, è sta viva! Maledizione, sono scappati. Date l'allarme. Svelti! Non puoi negare che te ne andavi da solo. Bell'amico che sei. Primo, non siamo amici. Secondo, non ho alcuna intenzione di scappare con te. Ma come? Noi... Mes amis, perché non combattete al nostro fianco per la rivoluzione? Abbiamo bisogno di gente come voi per vincere. Mi dispiace, generale, io sono allergico alla rivoluzione. Però sono sicuro che lui sarà felice di unirsi a voi. Io? No, la ringrazio, generale, ma mia madre non sta tanto bene, mia sorella ha partorito. Non cercare scuse perché sono io in debito con voi. Se avete bisogno di Napoleon, fate un fischio e io arriverò. Prima o poi. Viva la rivoluzione. Evviva. Ernesto! Ernesto! Marchons! Bene. Ognuno per la sua strada. Bye bye. Cosa? Aspetta un minuto. Non vuoi scappare con me? Ma se te l'ho detto io che c'era quel tunnel. E tu mi hai preso in giro dicendo che era solo uno dei miei stupidi progetti di fuga. Quindi sono io che ti ho salvato, giusto? Tu volevi farmi fare la mummia. È impossibile capire che direzione hanno preso. Potrebbero essere dovunque. E dovunque li cercheremo. C'è una grossa taglia per chiunque li troverà, vivi o morti. Non vai a mangiare da un'altra parte. Ah, Bob! Vuoi sfondarmi le orecchie? Non solo quelle, brutto scimpanzé. Oh, 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 no, no, ah, oh, no. Ah. Perché ti sei incatenato a me? Non sapevo dove andare e ti ho seguito. Tu eri così sicuro, io avevo paura. Poi ho visto che ti sei addormentato, anch'io lo stanco morto e così... Ah! Ti ho sopportato per due lunghi anni, solo perché non potevo farne a meno. Allora, perché ti sei incatenato a me? Tu mi avresti portato con te. No! Ecco, proprio per questo l'ho fatto. Non vorrei cominciare la tua vita da uomo libero uccidendo un bravo giovane. Dammi la chiave. La chiave... Certo, la chiave! Ecco, la scimmia, guarda! L'ha presa la scimmia! La scimmia! L'ha presa... Come l'ha presa la scimmia? Maledetto! Ah! Come facciamo adesso? La corriera! La corriera? Siamo vestiti da galeotti e incatenati! Come la prendiamo? Su, fatti venire un'idea! Lo sai che sono un genio, eh? Una piccola fermata per pipì. Dio sia lodato. Libero? Posso? Ah, chi non pisce in compagnia, il diavolo se lo porta via. Facciamola chi arriva più lontano, fratelli. È una gara campestre. Si può fare. Ah, e anche geologico. Voglio dire ecologico. Giusto. Ti pare di essere nel paradiso terrestre, quando l'uomo era puro. Oggi invece si incontrano certi tipi.
A chi lo dici, fratello? La vita è diventata una giungla. Siamo sempre noi, siamo frati di prima, figliolo. Alleluia! Piccola fermata per posto di blocco. Signori, è un semplice controllo. Prego, favorite i documenti. Caporale! Caporale! Sta tranquillo, figliolo. Siamo quelli di prima, hai capito? No! Adesso sono sicuro che ha capito il figliolo. Quasi finito, capitano. Ehi! Voi due, fermatevi! L'avete sentito? Sì, ce l'ho proprio con voi. Fermatevi, ho detto! Eccolo. Siamo fregati. Che bella. Io sono il sergente Pedro Marcel Santiago. Voi dovete essere i due frati che stiamo aspettando da Roma. Sì, sono molto ansiosi di vedervi a San Rolando. Farò accelerare i controlli in modo che voi possiate continuare il vostro viaggio immediatamente. C'è ancora molta strada da fare. Molto bene, grazie, figlio mio. A dire il vero, anche noi siamo molto ansiosi di andarcene. E mi dica, sergente, questo San Rolando è un penitenziario? Ma cosa sta dicendo, padre? È una missione. Una missione? Beh, sa, ci sono tanti penitenziari che hanno nomi di santi. San Vittore, Santa Consuelo. San Quintino, perdoni il mio confratello, sergente. Lui ha una lunga esperienza come cappellano delle carceri e quindi... Capisco. Beh, vi auguro buon viaggio, reverendi padri. Anzi, sarà meglio che continuiate a piedi. Tagliando attraverso la giungla farete molto prima. Che Dio m'accompagni. Dio accompagni te, sergente. Vai con Dios. Ecco, l'ho trovato. Dio sia lodato. Sempre sia lodato? Naturalmente. Che altro? Oremus? Alleluia! Va, sergente. Va con Dio. Ti sta aspettando? Muy bien. Allora vado, ci vediamo. Ite. Avanti, ragazzi, basta così. Perché non ce ne andiamo? Risalite in macchina! Le catene. Bene! Fate ripartire la corriera! A San Rolando, speriamo che almeno si mangi. Ite. Andiamo, ragazzi, muoviamoci! Sei diventato un frate venuto da Roma. Da dove? Da Roma. Tu sai dove è Roma, no? Come no? È dalle parti del Vaticano. Eh.
Sai qualche preghiera? Non rompere, Joe. Ho già abbastanza problemi in questo momento. Dove diavolo siamo? Sono ore e ore che camminiamo. Non riesco più a ragionare. Sono affamato. Anch'io sono affamato. Ce l'avete una scatola? Magari ce l'avessi. Mi vogliono far morire di fame perché dicono che io sono troppo grasso. Ma allora, se qui c'è gente, dobbiamo essere alla missione. Ah, è un miraggio. È tutta colpa della fame. Ma che miraggio? Sono tutti al banchetto. Oggi qui è festa. Che aspettiamo allora? Portaci subito alla festa. Andiamo! Fattiglioli! Vedi quello che vedo io? Mi pare che si metta bene. Attento, ricordati che siamo due monaci adesso. Non per molto, spero. Ci puoi giurare? Bravo, ragazzi, bravo! Buongiorno, padre. Grazie. Stella, vieni qui. Porta questi alla nonna. Sì, per te, nonna. Metti da posto qui, Marisol. No, non tocchi niente. Ecco, assaggi questo. Com'è buono, eh? Se ne arrivati. Non sono buono. Vado a vedere. Benvenuti. Benvenuti. Benvenuti a San Rolando. Venite, fratelli, venite. Finalmente siete arrivati fra di noi. Io sono padre Campana. Lui è padre Celestino. E lui è padre Raffaello. Poveretto, è sordomuto. Ma il Signore gli ha fatto un grande regalo. Dipinge molto bene. Salve, fratelli. Siamo venuti per... Lo so. Lo so. Tu devi essere padre Orso. E tu padre Zaccaria. Sì. Chiamatemi pure Zac, si fa prima. È il Signore che vi manda. E io vi stavo aspettando con tanta ansia. C'è molto da fare qui alla missione, moltissimo. Il demonio diffonde ovunque le sue lusinghe. Buono, Ciccio. Ma cosa vedo nei miei occhi, padre Orso? Deve essere stato molto difficoltoso per voi fare un così lungo viaggio in queste condizioni. Ognuno ha la sua croce da portare. Ma ditemi, perché il Vaticano non vi ha dato una dispensa? Perché purtroppo le avevano finite. È un voto che abbiamo fatto. Noi teniamo queste catene in suffragio del male fatto ai neri. Essi hanno molto sofferto per la schiavitù, anche se ora si stanno prendendo la rivincita a forza di musica rap. Ma lui è bianco, padre Zac. Certo, è vero. Ma sono infatti i bianchi i veri colpevoli della schiavitù. E il popolo nero è incavolatissimo, credimi, fratello. E manifesta la sua rabbia con espressioni tipo e sono nero! E sono nero e se m'arrabbio! Le catene del peccato sono la vera schiavitù della nostra povera anima, padre Celestino. Ah. Oh, Signore, com'è vero tutto ciò? Venite, fratelli. Voglio presentarvi un altro nostro confratello. Un altro? Forse si mangia. Piano. Questo è padre Tormento, un vero flagellante mistico. Padre Tormento, ti ho detto almeno un migliaio di volte che non si deve emulare il martirio di nostro Signor Gesù Cristo, è un sacrilegio! E ora, saluta i nostri fratelli venuti da Roma. Anche loro, sai, sono devoti della penitenza come te. Oh, che grande gioia! Finalmente qualcuno con cui condividere le mie sofferenze. Qui potete sbizzarrirvi, non avete che l'imbarazzo della scelta. Dopo aver visto te, la nostra catenella sembra ridicola. Sai che ti dico? Sarà meglio toglierla. Sì, è vero, ha ragione. Padre Tormento, liberaci da questo misero cilicio.
Ci vorrà solo un minuto. State comodi. Se vi prendo un piede, soffrirete! Che bello! Mi raccomando, il pranzo è pronto. Non possiamo cominciare senza di loro. Grazie, padre Chester. È un piacere, figliolo. Grazie, che si mangia. Grazie, fratello. Ecco. Grazie. Fratelli, oggi è la festa della nostra missione. Per questo siamo qui con voi. Sì, certo. Sei fidanzata? Ma vedete, non è peccato, sai, poi ti spiego. Che una volta l'anno noi digiuniamo e doniamo il nostro cibo agli indios. Ed è proprio oggi? Attraverso questa piccola privazione speriamo di entrare nel regno dei cieli. Ah, capisco. Adesso noi moriamo di fame, ma poi vivremo in eterno. Giù le mani, porcello! Marisol, ma che cosa fai? Questi sono Padre Urso e Padre Zaki, nuovi confratelli. Salve. Vi prego, perdonate la nostra Marisol, vi ha scambiati per Porcello, quel bambino cicciottello che è sempre affamato. Sì, è vero. Mi scusi tanto, padre. Benvenuto. Che le succede, padre? Ha avuto una visione mistica. Gli capita spesso da un po' di tempo. Una visione mistica? E quale? Il martirio? La crocifissione? No, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Avanti, fratelli, diamoci da fare. Le nostre pecorelle affamate aspettano. No, no, lasciate che sia io il primo a servire le nostre pecorelle. Voi prendete gli altri piatti e andiamo a goderci lo spettacolo. Andiamo, andiamo, allegri! Altro che... E chi è quel matto? Che fa? Non mangia? È Quesada, una specie di stregone. È sempre arrabbiato perché da quando siamo arrivati noi non ha più molto potere sulla gente del villaggio. Allegria, ragazzi! Allegria, figlio! Vieni, Marisol, mettiti di fronte a me. Che buon regalo ci ha fatto Marisol! Qui c'è posto. Alleluia! Alleluia! Che ti chiamano Porcello? Prendine uno. Che buono. Grazie. Buon appetito. Ferma. No. Grazie. Ecco qua, facciamo un bel brindisi a Marisol. Se lo vedi. Dai, dai, passami di qui. Io ho letto senza cena tutta la notte, sì, di me ne partirò. Carina. Uno alla sua cella. Bello alla sua cella. Padre Celestino alla sua cella. Prego. Benvenuti, fratelli. Volete favorire? Prego, accomodatevi, gradite un whisky. Entrate. Dura la vita del flagellante. Indugio nei vizi per poi mortificarmi più duramente. Se non rinunci a qualcosa che ami davvero, che razza di rinuncia vuoi che sia? Isaia, versetto secondo, libro terzo. Buonanotte. Si chiamerà Padre Tormento, ma è un gran dritto. Certo che se tutte le celle sono come questa, sai che pacchia, fratello. Buonanotte. Buonanotte. Mi auguro che passare dal vostro appartamento di Roma a questa angusta cella non rappresenti un trauma per voi. No, è identica a quella che avevamo. Buonanotte, fratelli. Prego.
La sveglia è per tutti alle 5. Sveglia per tutti alle 5. Di pomeriggio? Di mattina. Bussate e vi sarà aperto. Chiedete e vi sarà dato. Padre Zac, versetto terzo, libro secondo. Finalmente. Padre Tormito, ogni ben di Dio. È un furgone, te l'ho detto. Broccoli. Pesce. Vino buono. Pollo. Pane. Io prendo il pollo. Va bene, io prendo il pesce. No, no, lo prendo io il pesce. Va bene, io prendo il pollo. In fondo non si sta tanto male qui. Possiamo spassarcela finché non si calmano le acque. Giusto. Ma quando arriveranno i due frati veri, io taglierò la corda alla prima occasione. E da solo. Io prendo il pollo. No, il pollo è mio. Faresti un grosso errore, io posso aiutarti. Non so se ti ho mai detto che ho un amico in città che ha un'officina. Si chiama Quanza Creste. Può procurarci di tutto. Può anche nasconderci. Ce l'ha un aeroplano? Come no? Ma servono molti soldi. Ci farò un pensierino. E ora lasciami dormire, per favore. Mi sa che questo va avanti tutta la notte. Male! Che dici, vogliamo stare qui ad aspettare che il Signore gli dia la pace? Che bello! Oh, come o te ne vuoi occupare tu direttamente? Ah, che bello! Signore, ascoltami! Signore, dammi la pace! Dammi la pace! Ah. Oh, Signore, perché non mi ascolti? Oh, Signore! Perché non mi ascolti? Oh, Signore, perché non mi ascolti? Ah! Lo sta ascoltando. Dorme il nostro flagellante? Non so, ha un sorriso beato. Padre Celestino, vai a vedere che cosa è successo. Sono le 11 ormai. Io sono preoccupato. Eccoli. Buongiorno. Buongiorno, padre Orso. Buongiorno, padre Zac. È dalle 5 che vi stiamo aspettando per la Santa Messa. Padre Campana, è che padre Tormento è un vero incubo. E non mi faccia dire altro perché... Non dire altro, non serve. Venite, venite, presto, preparatevi. Tocca a voi celebrare la messa. Padre Raffaello, la musica. Non dobbiamo deludere i nostri fedeli. Padre Campana, non vorrei essere indiscreto, ma dove sono i fedeli? Non viene mai nessuno. Ecco questa musica. Lo credo. Scusa, fratello, scusa. Adesso sentirà padre Campana. Ha studiato al conservatorio. Cantava nel coro delle voci bianche. Castrato. Non ancora. Hank! Jesus! Hank! Wow, che musico! Something I want you to know! Yeah! Presto, Marisol! Andiamo! Listen! Marisol, Porcello! Venite, andiamo in chiesa, sentite la musica. If you want to know my
che era cambiata la musica a Roma. Anche il Papa canta così. No, lui si limita a scrivere i testi. Benvenuti, benvenuti figli miei. Il Signore ha scelto questa strada per giungere ai vostri cuori. Ora apriteli a padre Orso e a padre Zaccaria, i nostri due confratelli che sono tra noi per diffondere il nuovo rito. Bella idea, e adesso? Ah, non lo so, io ho già fatto la mia parte. Ora tocca a te. Reverendi padri, mie care pecorelle e miei cari vecchi caproni, il demonio è sempre in agguato. Ma come è vero che siamo due frati venuti da Roma, vi prometto che riusciremo a sconfiggerlo. Lo cacceremo via! Vademecum, Satana! Vade retro, non vademecum, stupido! Non vademecum, ma... Vieni con me che ti strappo la coda! E basta! Io ti sfido, Satana! Io ti sfido! Vieni avanti, se hai coraggio. Non mi fai paura, tu! Avanti! Avanti! Aia! L'hai chiamato così forte che è arrivato. Eh no? Oh, oh, che bella sofferenza! Lucinda è in questo stato da quando è andata in città. La stessa cosa è successa ad altre ragazze del villaggio. Josephine. Josephine. Oh mio Dio. Ora capisco perché delira. Ma va fa culo. No! Venite. Sapitava di la madre di lì, peccatori adesso non sono stati così. È inutile. Finché Quesada non se ne va, qui nessuno diventerà mai un vero cristiano. Ma perché non lo buttate a fiume? Cacciate! Se solo tentassimo di cacciarlo, gli indios ci odierebbero. Per loro è un autentico guaritore. Noi preghiamo. Preghiamo e speriamo nel Signore. Ma quell'invasato non può fare nulla per Lucinda. Perché non la portate in città da un vero medico? Che cos'è? È John McQuay. È un trafficante che fa la spola tra la capitale e i villaggi che stanno sul fiume. Da lui si può conferare di tutto. Viene qui
ogni 2 settimane e regolarmente si dimentica di portarmi i sigari. Vado a controllare. Sai? Sì. Mi è venuta un'idea. Ho trovato il modo per andarcene di qua. Sta a vedere. Perché vedere? Padre Campana? Aspetti. Zaccaria e io abbiamo avuto un'idea. Porteremo noi la ragazza in città. E chi lo convince che salva? Lo convincerò io, padre. Lo convincerò io. Ci può scommettere il saio. Kerosene. Oh, maledizione. Mi sembrava di aver dimenticato qualcosa. I sigari. Mi dispiace, padre. Mi dispiace un corno! Che ti serve quella testaccia? Solo separare le orecchie, brutto irlandese rimbambito! Io sono scozzese, padre. Scozzese! Gli parlo io, tu non sei abbastanza diplomatico. Illustrissimo curandero, ci inchiniamo alla tua magia. Ma vorremmo portare Lucinda in città affinché uno stregone bianco possa curarla. Chiediamo il tuo permesso, ce l'ho. Oh, non ce lo dà! Permesso accordato. Voi venite a prendere i giornali. Oh, ecco la mia piccola Nina. Hai trovato mia sorella? No, cara, purtroppo no. Ma non preoccuparti. La troverò, vedrai. Padre Campana, perché Nina è così triste? Sua sorella è una delle ragazze scomparse. E per Nina Juanita era tutta la sua famiglia. Vedo che avete convinto Quesada. Allora è proprio vero che la parola di Dio riesce a conquistare anche gli animi più inespugnabili. Beh, in questo caso ci è voluta anche la sua forte mano. Oh. Salve, fratelli. Siete nuovi, vedo. Sono John McQuaid. Sono padre Orso e padre Zaccaria. Pensa che vengono da molto, molto lontano, da Roma. Ah, un viaggio faticoso, immagino. Faticoso è dire poco, per la verità. Le troveremo un bel posticino comodo. Veniamo anche noi con lei. Andiamo, bella. Venite, fratelli. Padre Zaccaria. Sì? Volevo chiederle un favore. Dal momento che andate in città, perché non cercate la sorella di Nina? La città è molto grande. Io Juanita non l'ho mai vista. Forse se ci fosse almeno una fotografia, io... Non abbiamo una sua foto, ma... Padre Raffaello l'ha voluta come modella per dipingere quest'angelo. Magnifico! Grazie. Che bella coincidenza. Forza, dadini santi! 7:47! Sono parecchi gli indios che vanno in città, vedo. Sì, con la speranza di trovare un lavoro. Inseguono il miraggio di qualche dollaro. Puntate così, bravi. Occhio ai dadi. Non vi distraete, ragazzi. Guardate le mie mani. Eccoci qua. Attenzione, in arrivo un altro 7. Grazie. Se quelli non la smettono di giocare a dadi con lui, il miraggio resterà solo un miraggio. Zack! Sì? Ce la stai mettendo tutta per non sembrare un vero frate, eh? Ma ci stiamo giocando solo qualche pesos. Ma lui lo sa che hai battuto tutti i campioni di braccio di ferro di San Quintino? Ah,
tanto che prendi lo scoglio. Se non la pianti, ti strappo le penne e ti butto giù. E io ti cavo l'altro occhio, guascio. Che rifacciamo? Imbottita di eroina, ma se la portiamo all'ospedale immediatamente dovrebbe farcela. La rimetteremo in piedi in un paio di giorni. Perché quella faccia? Il dottore, secondo me, beve un po' troppo. A volte l'apparenza inganna. Il dottor Sanchez è un ottimo medico, con eccellenti referenze. Ah, davvero? Di solito in quale bar opera? Molto spiritoso, padre. Mi dispiace darle una brutta notizia. Mi dovete 18 pesos per il viaggio. 18 pesos? Avevi detto 6 pesos ciascuno. E noi siamo solo in due. Il che nel mio convento fa 12 pesos, amico mio. Già, ma sulla mia barca pagano tutti quanti. Uomini e angeli, anche se dipinti. Tutti eccetto la ragazza. Per lei offro io. Allora questo è per l'angelo. Per quanto riguarda voi, stavolta vi faccio credito. Che sanguisuga, eh? Cominciamo a fare qualcosa, forza! Ehi, bro, guarda chi c'è! Poveri Torticelli! Avanti, avanti! Li ho trovati fuori città, stavano nudi, dietro un cespuglio. Documenti, prego. Ma come documenti? Ma se siamo nudi, siamo stati aggrediti. Sì. Ci hanno portato via tutto. Ma se telefonate a Roma vi diranno chi siamo e che facciamo qui. Mi pare evidente. Oh, volete che telefoniamo a Roma? Certo. Come no, stiamo qui apposta. Sbatteli dentro! Celle separate. Dovete pagare anche per il quadro. Ma come, un angelo? Allora per lui mezzo biglietto. Ma noi siamo poveri. Va bene, andate per Grazie. Questa volta. Eccomi. Stretta qui, porca. Una volta questa era una città divertente. Speriamo lo sia ancora. Hai davvero intenzione di cercare la sorella di Nina? Ehi, un momento. Prima pensiamo a spassarcela un po'. Ora sì che ti seguo, fratello. Da dove cominciamo? Ricalmati, rilassati. Ricordati che siamo due frati ora. Sì, ma non per molto, fratello. Josephine. No, non era Josephine. Il nome che ripeteva Lucinda durante il delirio. Dov'è? Guarda. Josephine. Hai ragione. Andiamo. Andiamo. Ascolta, fammi parlare. Dammi un whisky, poi vedere. Il carico per Miami è pronto, ma voglio prima vedere i miei verdoni. Ehi, siete troppo vestite, ragazze. Volete lavorare o no? Avanti, fuori le tette! Questo non è un convento! 5 minuti di pausa. E copritevi, siete sudate. L'aria condizionata potrebbe farvi male. Scusate il mio linguaggio, padri, ma credetemi, ho un gran rispetto per la religione. Veramente non siamo qui per le offerte. Abbiamo bisogno di un'informazione. La conosce per caso? Ma certamente. Molto bene, allora forse può dirci cortesemente dove possiamo trovarla. In paradiso, suppongo. Mi scusi, forse noi non siamo stati abbastanza chiari. In realtà stavamo parlando della ragazza che ha posato per questo dipinto, non dell'angelo. Sappiamo che si chiama Juanita.
ha circa 20 anni e viene da un villaggio indios e, come lei sa bene, parecchie ragazze vengono in questi luoghi di perdizione. Mi dispiace, ma non ricordo. Ne vengono così tante nel mio club. Ma comunque, se dovesse capitare da queste parti... In questo caso, se le venisse in mente qualcosa, le saremmo grati se ci informasse, mister... Può chiamarmi Mister Madra. Mister Madra. Madra. Alleluia. Alleluia. Madra. Madra. Alleluia, ragazzi. Alleluia. La pace sia con te. Salve, Bob. Signor Bob. Prego. Lei mi sta confondendo con qualcun altro? Lui è Padre Orso. Padre Orso? A quanto pare sei conosciuto qui. Quando è che ti deciderai a raccontarmi chi sei veramente? Mai. Simpatico quel Madre. Già, come un serpente a sonagli. Come mai quel vecchio ti ha riconosciuto? Oh. Avanti, non fare il misterioso. No, dopo 2 anni di galera insieme, non mi hai ancora detto perché ti hanno condannato. Io non lo so chi sei. Forse Bob non è neanche il tuo nome. Potresti essere un assassino, un maniaco. Sei un gay? Vuoi piantarla? Quel vecchio di prima mi ha riconosciuto semplicemente perché qualche anno fa lavorava per me. Sei soddisfatto? Proprio un bel travestimento. Ma io ho riconosciuto subito la tua inconfondibile voce in quel parco. Se fosse dipeso da me, non ci saremmo mai più rivisti. Non è gentile da parte tua. Questa è la seconda volta che cerchi di andartene senza salutare. A te piace il baseball? Vuoi giocare un po'? Anche tu partecipi alla partita? No, no, io non posso. Io purtroppo ho già preso un impegno, ma... Ma questi sono tutti campioni. Ragazzi, sono tutti vostri. È meglio che filiamo prima che si riprendono. Se è per questo abbiamo tempo. Senti, ti sei arrabbiato perché ti ho detto gay? Amore. Ah, amore. Avanti, scansa fatiche! Datevi da fare! Sì, va bene. Poggi. Piano. Attenti, ragazzi. Non avvicinatevi a quelle casse con la sigaretta. O finisce che facciamo la festa di Sant'Isidoro prima del tempo. Mi raccomando. Sì, sì. Non ti preoccupare, le farò coprire con un telo. Avete sentito? Copritele.
cosa ne sai di tutte queste ragazze che spariscono e di un bell'imbusto di nome Madra? Posso dirvi poco, amici. Madra non era che un piccolo boss del porto. Ha iniziato come scaricatore, finché non si è arricchito con i suoi sporchi traffici. Ora tutte le maggiori autorità sono sul suo foglio paga. Qui nel porto quelli della polizia possono entrare soltanto se lui e i suoi amici glielo permettono. Ma vi ho già detto troppo. Io non sono che un semplice marinaio e qui ci debbo vivere. Occhio di Vice! Sei stato davvero grande. Lo sapete, è lui che ha cucinato. Non solo è un buon timoniere, ma è anche un eccellente cuoco. È bravo il cuoco. Così prendi due stipendi, eh? È già difficile sfilargliene uno. Un messaggio? Il conto. Il conto? Cos'è? Il conto. Il conto. Scusa, ma non ci hai invitato tu? Solo a sedervi. Non ho mica detto mangiate. Non ho mai detto mangiate. Oltretutto mi avete svuotato la dispensa. Se avete qualche obiezione, ditelo pure al cuoco. Occhio di Lince, i nostri clienti vogliono fare un reclamo. No, va tutto bene. Tutto bene. Molto bene. Comunque da oggi digiuno. Non posso crederci. Li avevamo in pugno e se li sono fatti scappare. Quei due in libertà sono come due candelotti di dinamite pronti a esplodere. Che diavolo ci fai tu qui? Abbiamo un problema. La ragazza che vi siete lasciati sfuggire è riuscita a tornare al villaggio. Bene, ma tu l'avrai sistemata, vero? Due frati me l'hanno portata via. E io non ho potuto impedirlo. Sei un idiota, se quella parla siamo non fregati! Non ti permettere di alzare mai più la voce davanti a me. Siamo nella merda, circondati da incapaci! Quesada, trova la ragazza. Cercala negli ospedali, nelle cliniche private. Trovala e riportala qui. E i due frati? Quello è un problema mio, ci penso io. Chiama Fezzo. Voglio che il carico parta stasera. D'ora in avanti dirigo io le operazioni. Quesada! Sei ancora qui. Sei morto, amico. Tu sei amico mio? Annina, con le buone maniere li ricondurremo tutti sulla retta via. Quando Madra lo verrà a sapere, sarà la fine per tutte e due. Portagli i miei saluti. Anche i miei. Dai, aspetta, andiamo a prendere la ragazza. Amico mio, hai l'aria stanca. Fatti una bella dormita, eh? Tanto, eh? Dai, muoviti! Arrivo! Perché diavolo ci avete messo tanto? Non c'è tempo ora, ne parleremo dopo. Ci sono guai in vista. Mi pare che quelli vi seguano sempre, reverendi padri.
Juanita e io volevamo andare in città per cercare un lavoro, come hanno fatto tante altre. Quesada ci aveva dato il nome di una persona da contattare. Lo trovavamo in un nightclub. Al Josephine? Sì. Ci presero come ballerine. Sembrava un buon posto, ma capimmo presto dove eravamo capitate. Ci avevano sequestrate. Conosciamo il resto della storia. Che ci dici di Juanita? È ancora viva? Credo di sì. Non gli conviene ucciderci. Ognuna di noi vale almeno $50,000 nei bordelli americani. Dove le tengono le ragazze? Come faremo a entrare? Hai un piano? Certo che ce l'ho. Sfondiamo senza pietà. Non ci credo. Fai molto male a non credermi. Ma tu sei pazzo! Ma che dici? Ehi! Guarda chi si vede! Perché non hai bussato, Bob? Ti avrei aperto. Andiamo di fretta, Brown. Le ragazze dove sono? Le hanno caricate in macchina, andavano al parco. Siamo arrivati tardi. No, forse no. Le imbarcano al Molo 6. Salpano stanotte per Miami. Potremmo farcela se avessimo ancora una macchina. Vi va bene questa? È di Madra. Andate piano, amici, ancora in rodaggio. Fatti una bevuta. Grazie, Bob. E la benzina? C'è il pieno. Ah, perfetto. Grazie ancora, Brown. Buona fortuna, Bob. Se ho contato bene, ci sono tutti. Lasciamo da parte gli affari per un momento. Fezzo, avrei bisogno del tuo aiuto per risolvere un problema piuttosto delicato. Se si tratta di un problema di soldi, posso pagare in anticipo il prossimo carico. No, i soldi non c'entrano. Ti chiamerò io quando sarà il momento. D'accordo, sono a tua disposizione. Problema a cui ti riferivi. Eccomi! Prendete quei figli di puttana! Allaccia la cintura! Siamo in paradiso! Certo, amico mio, noi siamo angeli! Bene, bene, bene. Ancora voi due. Comincio a stancarmi delle vostre facce. Ma chi lo dici? Portateli via! E questa volta teneteli d'occhio! Guai a voi se ve li fate sfuggire. Si sono fatti prendere. Che razza di stupidi! E tu smettila di fissarmi. Cosa ti aspetti che faccia? Ho già abbastanza guai per conto mio. Occhio di lince, non abbiamo armi! E comunque, che cosa ci guadagnerei? Solo un po' di gratitudine. Ah, sì? La prossima settimana te la metto nella busta paga. Dobbiamo aiutarli. Non possiamo abbandonarli così, McQuaid. Hai ragione tu stavolta. È vero che non abbiamo armi, però possiamo fare un bel po' di rumore. Chiudeteli in un container e quando sarete al largo, fuori dalle acque territoriali, buttateli in pasto ai pesci.
diavolo di uno scozzese. Stavolta sono davvero in debito con te. Non avere troppa fretta di ringraziarmi. Questa bella festa di Capodanno ti costerà una tombola. Dov'è finito Delgado? Indossate il saio. Siamo stati guidati dalla parola del Signore per combattere il peccato. Amen, fratello Orso, amen. Io invece sono stato guidato dalla parola del vecchio Brown. Fotografo! Una foto. Bentornati! Sono contento di rivederti. A me niente, siete stati veramente bravi. Ma a parte l'aiuto della Divina Provvidenza, ma come avete fatto a trovare Juanita? È una storia lunga e complicata, padre Bene, Campana. Ma la cosa più importante è che questa brutta faccenda sia finita. Sì. Padre Campana, non del tutto finita. Siamo in partenza? Non ti agitare, figliolo. Datti una calmata o ti prenderà un coccolone. Datelo a me, fratelli. Lasciate che sia io a redimerlo. Ma certo, è tutto tuo. Ma che cosa succede? Che Zada si sta pentendo. Sì. Quanto è carino! Calci, lo faccio uscire! Ma sto demonio, Non vuole sortire dallo tuo corpo! Coraggio, fratello! Un'ultima zampata e l'opera è terminata! L'appello che redenta! Bel lavoro, fratello! Con i tuoi metodi avresti un grande successo a Roma. Avrebbero dovuto capirlo subito che il curandero pensava solo a curare i suoi interessi. Ma ora è pronto ad espiare. Legatelo e portatelo al battello. E McQuaid sarà molto, molto felice di consegnarlo alle autorità. No. Portatelo! No! No, no, con me, fratello! E Gesù disse: nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la vita per i propri amici. Scusate. Avrei bisogno di parlarle un attimo. Siamo tutti qui riuniti oggi per ringraziare il Signore per la felice conclusione di questa brutta vicenda. Tuttavia, figli miei, nel mio cuore c'è tanta gioia, ma anche tanta tristezza. Perché i nostri cari amici, Padre Orso e Padre Zach, mi hanno appena comunicato che domani ci lasceranno. Buongiorno, reverendo padri. Chi è? Buongiorno,
Prendete. Le ragazze vi hanno fatto due nuove tonache. Oh, grazie, Marisol. Di loro che le ringraziamo con tutto il cuore. Le tonache. Nuove. Carine, però. Guarda, guarda, guarda. Se non sapessi da quale convento vieni, ti scambierei proprio per... Lo sai che ti dico? A forza di vestire questi abiti, sto cominciando a provare una strana sensazione. Anch'io. Mi sento diverso da prima con quest'abito. È come se scoprissi una vocazione nascosta. Esatto. Bravo. Allora, rimani qui. Starei benissimo. Potrei cantare. Meglio di così. Ti saluto. E che Dio ti benedica. Aspetta, aspetta. Mi mancherebbe il piacere della tua compagnia. Buongiorno. E quando ti senti? Che meraviglia! Mi hanno descritto in mille modi nella vita, ma mai come un angelo. Non montarti la testa. Anche Lucifero era un angelo prima che lo sbattessero fuori a calcioni. Fratelli! Ho qui un pensierino per voi. Vi accompagnerà nel vostro viaggio. Vi ho riportato la vostra catena. Guardate quanto è bella. L'ho modificata personalmente. È filo spinato di prima scelta. Ad ogni passo che farete, mi manderete una benedizione. Ci puoi giurare? Tienila tu, il ricordo di noi due. Vedi, è contro il nostro voto di povertà accettare regali. Oh, che peccato! Oh, quanto mi dispiace! Però ti prego, accetta almeno questo. Ah! Ecco, adesso tocca a te. Dai, colpisci, è una vecchia usanza di noi flagellanti. Dai, avanti, colpiscimi. Colpiscimi, dai, dai, colpiscimi. Mi dispiace, padre Tormento. Ma tu ci provi gusto. Così per penitenza non ti do la penitenza. No. Ah. Io te la darei, ma la mia carne è troppo debole. Ho paura di farmi male. Ah. No, no, non me ne andate così. Non credi di essere stato un po' troppo cattivo? No, cattivo. Non è giusto. La prossima volta l'ammazzo. No, vi prego, aspettate. Un colpettino, andiamo. Uno solo. E Quade è sempre puntuale. Appena saremo lontani voglio andare subito a... Ehi, che diavolo ci fa quello? Stanno sentendo, ci lascia. Un grande dispiacere. Ai, ai, ai. Ho un brutto presentimento. Non c'è niente da fare. Ho sempre pensato che padre Campana sospettasse qualcosa. Fermi voi due! Aspettate! Voi non siete due frati. Voi siete due santi. Grazie al vostro aiuto siamo riusciti finalmente ad annientare quell'infame traffico. Il capo della polizia mi ha dato l'incarico di consegnarvi un piccolo ma tangibile segno della nostra riconoscenza. Padre Campana mi ha detto che volete lasciarci. Questo mi rattrista molto. Anche a noi dispiace molto. Comunque, grazie, sergente. Tenente, adesso grazie a voi. Sono certo che vorrete offrire il vostro premio ai poveri della nostra missione. Tanto noi digiuniamo. Il digiuno ci rende deboli nel corpo, ma forti nello spirito. Ah, un'altra cosa, reverendi padri. Vorrei ringraziarvi anche a nome di mia figlia. La mia Lupita ha la stessa età di quelle povere ragazze. E quando penso che sarebbe potuta toccare la stessa sorte anche a lei. Ehi, c'è McQuaid. Padri, vi volete decidere? Sto aspettando voi! È un vero peccato che ve ne andiate proprio adesso. Avevamo preparato una festa di ringraziamento. Ah, e come no? Le conosciamo, certe feste. Eccoli! Tornate presto!
Portate in tavola, ragazze, presto! Andiamo, ragazze! Benvenuti! Oggi sono gli Indios che hanno organizzato una festa per noi. Ah, per questo siamo rimasti, vero? Eh sì. Finalmente si mangia. Voi siete i nostri angeli. The mission with a new day, a boy becomes a man and leaves his mother crying. He will lose his faith but find his soul there. Thank you.